Ciao, oggi parliamo del terzo ingresso in medicina, che tutti voi avete l'ansia, che io ho passato l'anno scorso, quindi bene, fine del video, ciao. Io sono Emanuele, faccio medicina, ho appena finito il primo anno e non sono entrato l'anno scorso e sono stato bocciato un anno al test di medicina. Oggi andiamo a vedere perché è meglio che il test d'ingresso sia più difficile. Allora, facciamo una breve storia di come sono entrato io. Allora, dopo che sono stato bocciato insieme ad alcune, diciamo, peripezie nell'estate della maturità, sono andato poi a scienze motorie, ho fatto un anno lì. In questo anno poi ho fatto una serie di esami che erano molto propedeutici a quello che era il test d'ingresso in medicina, come biologia, come chimica, e quindi poi matematica e fisica non li ho fatti, però avevo fatto uno scientifico e non mi ricordavo niente, quindi quelli non dico che li ho lasciati in bianco, ma ho risposto a tre domande, due le fatte giuste e una l'ho sbagliata, quindi sarebbe stato meglio non rispondere quasi. Quindi ecco, e questo mi è servito, mi ha aiutato poi quando sono andato a ripetere e a fare gli esercizi. Ho fatto un sacco di esercizi, tutto il periodo Covid l'ho passato a studiare, sto manualone, sto pacco di grosso così, che era l'art quiz, quello giallo. E facendo tutti gli esercizi possibili e immaginabili su biologia e chimica, logica e cultura generale, matematica e fisica, come detto, non un po' tralasciata. E io sono arrivato al giorno del test convinto che io avrei passato il test. Io sapevo di aver fatto tutto il possibile per aver passato il test. Questa idea di questo video nasce da un video che avevo visto io l'anno scorso, che era quello di Alberto Molteni, che magari vi lascio il link qua sotto. In poche parole, lui si spiegava come è meglio che sia difficile il test. Adesso andiamo a vedere come. È meglio per il semplice fatto che se voi siete convinti di aver fatto tutto il possibile per passare, non c'è motivo per cui voi non vi dobbiate passare. Cioè, lo studio non è qualcosa che ce l'hai o non ce l'hai. Lo studio si tratta solo di tempo. Ok, il tempo, tutti possiamo dedicare del tempo allo studio. Quindi se tutti prepariamo in modo adeguato, possiamo passare tutti. Ok, tutti. Non lo preparano tutti, altrimenti entreremo tutti, il punteggio sarebbe 90, il punteggio di ammissione invece è intorno al 50, quindi ecco. Dal punto di vista del corpo umano, l'ansia, la paura, tutte queste emozioni che noi consideriamo negative, in realtà sono dovute alla difesa personale, perché in condizioni in cui c'erano animali che ci potevano aggredire, oggi fortunatamente non è più così, ci permettono di mettere in una condizione di stare distante dal pericolo. In questo noi in situazione percepiamo questo test come un pericolo. La verità è che non c'è nessun pericolo, non succede niente se ti bocciano, non succede niente se passi, è solo un test. E come ho detto prima, se voi siete convinti di aver fatto il possibile dico, avete dedicato il tempo, avete dedicato le ore, non siete andati a feste, vi siete auto frustrati, chiusi in casa per studiare, mentre voi e gli amici facevano le vacanze e vedevate che gli altri erano in ferie, vi capisco perché anch'io mentre gli altri erano in ferie io ero là a casa a studiare, poi mi hanno pure bocciato, quindi lo so, però bisogna, se voi siete convinti di aver fatto tutto il possibile, lo passate. Io il primo anno non ero convinto di passarlo, anzi ero sicuro che sarei stato bocciato, ed è così è stato. Il secondo anno mi sono presentato là, convinto che uno di quei posti sarebbe stato mio. Contavo tutte le persone che c'erano, tu, fuori, io dentro. Il passaggio è più o meno uno ogni 5 persone, si iscrivono circa in 60.000 e si presentano in 50, già 10.000 si levano. 10.000 non competeranno con voi perché non si preparano nemmeno. Poi di questi 10.000, poi di questi 50.000 che restano, ne prendono 10.000. E voi mi direte, sono pochi. Considerate però che di questi 50.000, la maggior parte della gente non si è preparata. La maggior parte della gente era come me che aveva cercato di prepararlo in un mese. C'è forse un fortunato che lo prepara in un mese, ma la maggior parte delle persone non basta un mese. Serve tempo. Servono 6 mesi. 5 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, quello che ha fatto il punteggio più alto, non mi ricordo se l'anno scorso o l'anno 2 anni fa, comunque, di solito quello che fa il punteggio di anno dedica più di un anno di studio, okay? Quindi tu non puoi pensare di passarlo solo in un mese. E adesso veniamo al perché è meglio se è difficile. È meglio se è difficile perché se tu ti sei preparato di più di altri e hai dato più tempo allo studio di altri, ci saranno domande più difficili, più di ragionamento, più di comprensione della materia, della porzione fittiva, che non domanda che cos'è la cellula, capito? Oppure qual è il dogma della biologia moderna, bla 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 bla, le solite robe. Quella domanda lì non capiterà che la domanda che fai in seconda superiore, ma ti capiterà la domanda piuttosto, come può interagire il ribosoma con l'mRNA? Se tu sai questa cosa, ho fatto un esempio stupido, magari non c'è neanche questa cosa nel programma, ma credo di sì,
Se tu sai il più nel dettaglio, più il procedimento, sai meglio le strutture generali, questo per te è un notevole vantaggio rispetto a chi non lo sa. Anche perché, anche se tu non sapessi una determinata risposta, le tue possibilità di eliminare le, tra virgolette, le incognite, tra le varie 5 opzioni che hai, ne elimini tipo 3, decidi tra due. Però tu mi dici, ma è difficile arrivare a due, magari scegliere tra due. Sì, però quello che non ho studiato non arriva a due. Scegli tra 4 o scegli tra 5, non arriva a 2 a scegliere e non ha la botta di culo che di solito si dice che si spera. La botta di culo te la devi creare tu, non esistono le botte di culo gratuite. Tutto questo serve per dire che è tutto molto più meritocratico. Il fatto che sia meritocratico, se tu non sai le risposte e non sai nemmeno cosa ti abbiano chiesto durante il test, tu non puoi uscire da lì dicendo peccato, sarebbe potuto andare meglio. Oppure non puoi uscire da lì e dire peccato. Non sapevo questa cosina, non sono entrato. Sei troppo difficile, tu dici, non ero preparato. E io sono uscito da là dicendo, io non ero preparato per questo test. E lo sapevo, non mi sono neanche arrabbiato, non mi sono preso male. Sapevo che non essere all'altezza di quel test là e non l'ho passato. L'anno dopo io sapevo di essere passato. Anche se aspetti un mese ed è un'agonia infinita, in cui tu non puoi fare niente di base perché non sai se rinnovare l'iscrizione al coso, al corso che segui, non sai se iscriverti a questa nuova facoltà, non devi cercarti un cioè non sai se cercare un eventuale appartamento per la nuova facoltà, se ti devi spostare, non sai se sarai a Verona, io dico Verona perché Verona è la mia città, non sai se rimarrai nella tua città, ti devi spostare, quanto ti devi spostare, se ti vuoi spostare, sono una serie di cose, di incognite da capire. E tu non sai nulla ed è un'agonia infinita, però tu devi, un giorno dopo, un minuto dopo che sei fuori dalla stanza in cui hai fatto il test, devi dire, ok, il mio posto l'ho preso, fine. Anche all'università ci sono sempre parti su un esame da 300-400 pagine che non puoi sapere tutto perfettamente perché non ti basta il tempo per preparare tutte queste materie, c'è troppa roba, cioè fisicamente non ce la si può fare. Quindi sicuramente ci sono parti che saprai meno, sicuramente ci sono parti che sai più, ma tu devi concentrarti per sapere almeno un po' di tutto. E avendo fatto almeno un po' di tutto, tu hai questo bagaglio enorme che ti porti all'esame, al test d'ingresso, per superarlo. Arriviamo poi al punto se passi o se non passi. Se passi, molto bene, vatti a sbronzare, vai a far festa, fai quello che vuoi, però ricordati che inizi adesso, cioè. Non pensare che il test sia il punto di arrivo, cioè il test non è neanche il punto di partenza, perché il punto di partenza sono i vari esami che fare come istologia, come biochimica, e poi si aggiungeranno i vari anatomia 1, anatomia 2, fisiologia 1, fisiologia 2, tutte le altre cose carine che verranno poi negli anni. Se invece non passi, farai un'altra università oppure perderai un anno per studiare, approfondire meglio tutto quanto. Lo sapevo di una ragazza che adesso mi sfugge il nome, che però l'avevo visto il video su YouTube, che non era entrata, no, non mi viene in mente il nome, però non era entrata questa ragazza e lei non si era iscritta a nessun'altra facoltà, non si era iscritta a nessun'altra facoltà sin da ottobre o novembre, aveva iniziato a studiare sull'arte, questa già l'ha fatto tutto 2 volte. E ti dico che sei un art, questo è un pacco grosso così, cioè chi gli ha mai scritto un pacco grosso così? Però poi il test l'ha passato ed è entrato dove doveva andare. Dovete fare veramente il possibile e presentarvi sereni, perfché quello che avete fatto l'avete fatto, voi non potete più influire in alcun modo su questo test. L'unico modo a questo punto che potete influire è in modo negativo. Quindi, facendo un bel riassuntino finale. Abbiamo detto che è molto meglio se è difficile, non troppo perché poi non lo passa nessuno, però è molto meglio se è difficile rispetto ad avere un test facile, perché è facile, significa tanti punti significa più gente che può avere botte di culo, non è meritocratico, puoi fare degli errori senza considerare gli eventuali errori di distrazione, tipo non ho messo la targhetta al punto giusto, ho sbagliato la crocetta, capi, a me era capitato anche quello il primo anno, quindi immagina che grande idiota che sono. Però dovete stare tranquilli, rilassati, quello che avete fatto ormai è fatto, quello che non avete fatto ormai non l'avete fatto e non potete più influire in nessun modo, potete solo peggiorare e rendere la vostra prestazione il migliore possibile, serve essere tranquilli e sereni e consci delle proprie capacità. Ti ricordo che poi sul canale puoi trovare una serie di video a tema medicina, diabete e sport, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, commenta e iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video.